Vediamo i committenti che si schierano all'inizio della gara, ma vorremmo invitare prima di darvi i committenti ad un applauso popolare da parte di tutto il palafacchetti per Matteo Bertolazzi, un atleta, ma soprattutto un uomo che ci ha lasciato troppo, troppo, troppo recentemente. Grazie da parte di tutti. Il
Ravenna e Firenze in casa 91-86 su Matera. Pallone sporcato dalla difesa bianco-blu su questo tentativo di penetrazione da parte. La rimessa per Firenze. Brandon Scott Diorwood da Indiana. Al termine del primo quarto, aperto dalla realizzazione di Gadson, ora la Bremer e poi la risposta dall'angolo da tre parte. Ora Castelli, ex di turno, va a Simoncelli. La conclusione è questa volta di
Uccelli, torna da Luca, pallone per Franz Conti, il piazzato di Conti sbagliato, De Bruyne, Marino, Marino, pallone da tripla, fuori di sopra, lotta di balzo, rimane agganciato l'avversario, Emanuele Rossi, primo fallo personale anche per Kyle Daniel.
Ricci. Presidente Chai, 18 secondi,
Marino che spazio per la tripla, non la mette, il rimbalzo di Marco Tullo in campo con Fontana. Il ragguaglio statistico 8-7 all'intorno al settimo minuto, quando il punteggio era in parità sull'8-8, poi la Remer ha piazzato una parziale di 11-0 per quanto riguarda il punteggio, ma anche di 11-0 per quanto riguarda il rimbalzo. Francesco Vigliola, al suo posto entra il rosso.
doppio lungo, vale a dire Rossi 2-6 e De Paoli 2-7. Insieme a Gazzon, Isli e Alessandri. Gazzon, la prima! E sono Novar Gadson. Ah, no.
palla franchetti, 32 Renner, 17 Negan Firenze. Fabrianese di 46 anni, assistito da Riccardo Caini e Riccardo Raggi. Yeah.
raddrizzato il ritardo della Enegan. Enegan sul lato sinistro, porta però la sua palla appoggiata al cristallo, prova Firenze a giocarsi il meno 10, vediamo questo possesso, Luca resiste nel palleggio, chiama lui lo schema, ora 13 secondi, va in isolamento Alessandri, l'aiuto di Rossi, ma proprio la conclusione sul ferro, andata rimbalzo, Ponti, l'ultimo tocco di Ponti, prestato le spalle da Emanuele Rossi. Però Firenze si è giocata il pallone per tornare sotto la doppia cifra di ritardo, 33-20. Bremer palla in mano, G11. Cucco va a difendere su Alessandri. Alessandri sceglie Gazzo. Gazzo finta, Rossi consegnato per lui, ancora dietro a Gazzo, va a conclusione da due questa volta, Castelli prende la scissione per questo rimbalzo, campo quasi aperto per Cucco, lo chiude adesso Alessandro, si posizionano i compagni, Conti di nuovo, arriva la tripla, campo Castelli.
seconda si riparte con punteggio Remer Treviglio 38 e ne gana Firenze 28. Treviglio che aveva toccato anche il più 20 come massimo vantaggio sul 32-12. C'è il primo fischio arbitrale che corrisponde al terzo fallo di scatto numero 17 Rossi. È stata schierata per Rossi, è il terzo fallo personale, primo di squadra per la Remer. Pazzi che va adesso alla confusione sul ferro, e Pazzi di Gazza poi diciamo per Firenze, Joan Stomba, Castelli e Cucco invece di Simoncelli che ha tre falli. Marino scarico per Chizzi, poi per Gazza un battito da breccia, Joan Stomba su di lui, una confusione sbagliata di rimbalzo proprio di Joan Stomba. Thank you.
dei passi di Wood, in effetti non ha toccato la struttura, non ha toccato la struttura, per cui era completamente buono. Contro Castelli, appoggio Thank you.
può chiudere col pallone in mano. Ovviamente servirà un recupero difensivo, servirà un tiro molto prima della sirena. Vedremo cosa potrà accadere sul campo. Thank you.
si alza ancora da tre. Thank you.
perché non è sembrato che stesse fischiando un fallo di sosta. Richiamo intanto per la panchina anche di Treviglio. Vediamo. Ah, il fallo è stato fischiato prima del... Il fallo è stato fischiato numero 4, Kylie Swanson. Quindi il non terzo fallo personale, quindi quarto di squadra per la di Firenze. Evidentemente la protesta di Bertolani era su quello che è. Thank you.
riesce a servire il gol, come si chiama, la palla persa, la rete che deve fare tutt'altro che rilassarsi. Thank you.
calcio per boomerang a destra, si parte per Novar Gadson da Marino, che sarà commesso in calcio. Novar Gadson, il cambio per Nele Rossi, per le riprese.